Sicuramente, ecco, non vorremmo essere costretti ad unirci civilmente o a contrarre matrimonio solo per vedersi e portare avanti una relazione ai tempi del Covid. Insomma, mi sembrerebbe un po' assurdo. Veronica Vasarri, presidente dell'Arcigay di Arezzo, interviene su uno dei temi legati al nuovo DPCM che consentirà dal 4 di maggio di poter far visita ai propri congiunti, termine questo che secondo anche Arcigay Nazionale, che aveva già preso posizione, riconduceva solo a una dimensione formale della parentela di sangue o acquisita, tagliando fuori dunque tutte le altre forme di unione etero o omosessuali. Insomma, alla prima interpretazione dell'altra sera, quando è uscito il DPCM, si è sollevato un bel polverone, perché appunto da questa prima interpretazione non era così chiara la parola congiunti, e quindi sarebbero stati tagliati fuori tante persone, diciamo legami familiari, seppur non giuridicamente riconosciuti. Pensiamo ai genitori sociali nelle famiglie arcobaleno, quindi il genitore non biologico. Certo. Pensiamo appunto a relazioni più che stabili, che però non si sono ancora unite civilmente, ma così come nelle coppie eterosessuali, insomma. Certo. Quindi c'è stato un po' di insomma, questa parola nel 2020, congiunti o comunque relegate ancora al legame giuridico, ci sembrava un po' retrogrado, ecco. Ora sembra che insomma, il chiarimento successivo, e quindi che si parli di relazioni stabili, di affetti stabili, questo già ci soddisfa un po' di più, ma penso come tutti, ecco, non solo l'Arcigay. Di domande ce ne sono tante e di risposte certe poche, però, come dire, io sono molto favorevole a questo sistema dell'autocertificazione, che significa anche responsabilizzazione, no? E quindi autodichiarare chi è per me una relazione appunto affettiva stabile, importante e imprescindibile in questo momento. Per cui io questo sistema lo approvo, e come dire, si potrebbe pensare che è un coming out forzato, boh, non so, non la vedo in questo modo, ecco. No, infatti non la vedo assolutamente così. Giustamente, in una fase di emergenza in cui l'associazione fin dall'inizio si è adeguata ovviamente alle restrizioni, alle norme, trovo giusto che una persona si autodetermini, quindi si assuma la responsabilità di scrivere appunto se va dal compagno, dalla compagna, o perché no anche dall'amico di una vita, perché non ci sono altri familiari, altre persone di riferimento per quella persona. E senti, come sta andando la raccolta fondi, che anche noi abbiamo un po' supportato? Guarda, benissimo, nel senso che abbiamo già raggiunto l'obiettivo di triplicare insomma la cifra iniziale che l'associazione aveva messo a disposizione. Sono partite già le prime donazioni piano piano insomma le comunicheremo, ma insomma sono già stati fatti delle prime donazioni alle 4 associazioni beneficiarie, e visto che va così bene abbiamo pensato comunque di proseguire. Il crowdfunding è aperto fino a metà maggio e forse inseriremo anche dei nuovi beneficiari, quindi nuove realtà. Quindi insomma, chi ancora non l'ha fatto e vuol fare un piccolo gesto di solidarietà e aiutarci, può farlo.